Benvenuti a questo nuovo appuntamento del mercoledì con questo tutorial su Photoshop, dove vediamo come realizzare questa elaborazione. La combinazione di due immagini, la fotografia di una lampadina e sottostante invece l'immagine che stiamo vedendo, l'attenzione è quella di cercare immagini che possano combinarsi in modo che ci sia una relazione tra le due cose, che possano accostarsi in modo efficace. Quindi una fotografia di una lampadina la possiamo trovare con una ricerca su Google Immagini, l'importante è che ci sia lo sfondo bianco per poi eseguire uno scontorno in modo semplice senza impazzire troppo. Passiamo in Photoshop, vediamo come comportarci. Quindi, partendo dalla fotografia della lampadina, abbiamo bisogno di eseguire una selezione per poi tagliare l'immagine e copiarla. E con lo strumento di selezione rapida che troviamo in questa posizione, iniziamo a trascinare per abbracciare la selezione all'esterno del nostro oggetto. Facciamo l'operazione di cliccare e trascinare un po' alla volta, quindi rilasciamo il click del mouse, questo per evitare che la selezione entri magari nel soggetto, quindi con un po' di calma arriviamo a fare tutto il nostro contorno intorno. Se abbiamo sbagliato un pochettino qualcosa, con il tasto Alt il simbolo diventa negativo e possiamo sempre trascinando, cliccando e trascinando recuperare quella parte che non ci è venuta bene. Quando siamo a posto, invertiamo la selezione perché al momento è selezionata la parte esterna, quindi dal menu Selezione, inversa, e la copiamo dal menu Modifica. Modifica, copia, ci spostiamo sull'altra immagine, quella sulla quale dobbiamo fare l'elaborazione, quindi la attiviamo e andiamo ad incollare. Modifica, incolla o Ctrl V a tastiera. Abbiamo bisogno della finestra dei livelli per aggiustare le cose, quindi dal menu Finestra. Ci spuntiamo livelli, vediamo che si è generato un secondo livello con questa immagine sovrapposta che va naturalmente adeguata sia in dimensioni che in orientamento all'immagine sulla quale stiamo lavorando. Quindi con gli strumenti di modifica, trasforma, scala, riduciamo le dimensioni naturalmente se c'è bisogno e adeguiamo alle nostre esigenze. Io ho effettuato questa scelta per orientare la lampadina un po' seguendo l'andamento del soggetto, quindi ancora con lo strumento di modifica attivo, clicco con il tasto destro, ruota per adattare l'inclinazione e portarla in modo che sia così in linea con quello che è il contenuto dell'immagine. Quando siamo a posto, guardiamo un attimo sotto che comprenda il nostro soggetto, invio per confermare. Qui possiamo rigenerare la selezione di della lampadina per poi applicare al livello di bianco e nero che andremo ad applicare per creare il contrasto tra quello che è il contenuto della lampadina e la parte esterna, quindi con questa maschera che generiamo intanto la selezione con Ctrl clic sul livello e vediamo che si seleziona solo il contenuto del livello. Attiviamo il livello sottostante e applichiamo un livello di regolazione dal pallino centrale, ci spuntiamo bianco e nero, inizialmente vediamo le cose invertite perché la maschera è invertita, quindi la attiviamo con un clic, Ctrl I a tastiera ci serve a fare l'operazione opposta, quindi ricordo che la maschera dove ha del nero lascia vedere quel che c'è sotto, dove c'è bianco invece si vede quel che c'è sopra. E adesso possiamo fare le nostre regolazioni di bianco e nero, quindi attiviamo il nostro livello e con un doppio clic sulla miniatura e facciamo le regolazioni che servono per il nostro bianco e nero. Magari vogliamo far sì che sia un po' in contrasto con quel che sarà l'immagine a colori, che fra un po' vedremo, e quindi regoliamo questi cursori in base a quelli che sono i colori contenuti nella immagine sottostante. Chiudiamo per ridurre la confusione, attiviamo il livello della lampadina e qui va modificato il metodo di fusione, così riusciamo anche a vedere sotto come stanno le cose. Quindi da normale possiamo provare con sovrapponi ed eventualmente giocare anche provare gli altri metodi di fusione se per caso troviamo una soluzione più migliore. Quindi,
Così com'è si perde un po', quindi si vede sì che c'è una forma della lampadina, però si perde un po' e si può provare a aumentare il contrasto e ridurre la luminosità in questo livello. Quindi applichiamo un livello di regolazione, sempre pallino centrale, spuntiamo valori tonali o livelli per le versioni precedenti, quando ancora si chiamavano così, colleghiamo questo livello con il sottostante, quindi vuol dire che l'intervento di questa regolazione sarà applicato solo a livello sotto, quindi per farlo ci posizioniamo a metà, qui dove c'è la linea di separazione, premendo Alt si genera questo strumentino, cambia di aspetto e con un clic lo attiviamo per applicare questo livello di regolazione al sottostante e facciamo le nostre regolazioni sulla luminosità, quindi interveniamo solo sulla lampadina e cerchiamo di far tornare un po' la tridimensionalità che si era persa. Ecco, così adesso abbiamo un po' di più quelle che sono le trasparenze e le curve tipiche di un oggetto di vetro. Quando pensiamo di essere a posto, possiamo applicare un bagliore esterno a quello che è il livello della lampadina, quindi la attiviamo per dargli un po' la sensazione di luminosità, un po' ricordando un po' la lampadina. Quindi dopo averlo attivato, FX, bagliore esterno, e andiamo ad aggiungere quello che sarà una sorta di luminosità nel contorno della lampadina. Quindi ci giostriamo con estensione e dimensione, vediamo di trovare una soluzione che ci possa stare senza essere troppo violenta, così un po' più attenuata. E se non ci piace il giallo, possiamo anche trovare soluzioni di un altro colore, quindi basta un clic qua per effettuare altre scelte di colori, magari ci possono stare aloni di un altro colore, oppure cercare, visto che abbiamo del blu in questa immagine, ci può stare un alone azzurrato come sto facendo io adesso. Ok, per confermare e ok, anche qua e siamo a posto. Naturalmente è una elaborazione, non è realmente una figura contenuta in una lampadina, un altro gioco da aggiungere ai tantissimi miei tutorial che potete vedere nei link qua a fianco e che potete andare a visitare per scoprire quanti ce ne sono. Vi ricordo che se mi piace naturalmente, se vi è piaciuto il tutorial, di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti e se ne avete voglia di scrivere un commento, nel giro di poco io rispondo. Grazie per l'attenzione.